100 anni fa la battaglia di Vittorio Veneto che segnò la fine della Grande Guerra. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Farina, al TG1 dice una vittoria che diede all'Italia l'unità nazionale. La battaglia di Vittorio Veneto è la fine della Prima Guerra Mondiale, una vittoria che diede all'Italia l'unità nazionale, dice al TG1 il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Farina. L'intervista è di Alessio Zucchini. Questa è proprio la carta originale conservata negli archivi dello Stato Maggiore dell'Esercito. Riporta la posizione delle truppe il giorno 4 novembre alle ore 15. Tutte le unità, i comandanti avevano ben chiaro lo scopo del combattimento, che era quello di riconquistare il territorio italiano. Numeri, nomi, linee tracciate sulla mappa raccontano la storia di migliaia di uomini al fronte, la storia d'Italia. Ad appena un anno dalla disfatta di Caporetto, l'Italia cambia, l'esercito cambia e vince la Prima Guerra Mondiale. Cosa succede? C'è la volontà del governo, del re, di conseguire la vittoria, ma mi lasci dire anche la voglia di riscatto dei soldati italiani e di tutto il popolo italiano. L'esercito austro-ungarico è annientato. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranze le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il bollettino della vittoria, dalla voce del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Armando Diaz, l'uomo della svolta. Chi era questo uomo, questo generale? Era un generale in grado di colloquiare alla pari, senza essere subordinato con gli alleati, calmo ma risoluto, curava il personale, il morale e il benessere dei soldati. Uomini in trincea, contadini, operai, classe media, dal nord, dal centro, dal sud Italia. E la vittoria nella Prima Guerra Mondiale è considerata la vittoria dell'unità d'Italia perché ha completato con Trento e Trieste il nostro territorio, ma anche ha completato l'unità morale e l'unità sociale dell'Italia in questo senso.